con l'ottimo recupero di Gabriel Motta, ancora una volta decisivo. Occhio, un'altra chance, e al vantaggio firmato dal numero 5 Pavel Drod. Avevamo recuperato in piazza il fianco di Isgro per provare a contrastare un tentativo di conclusione, e la Repubblica Ceca ha raddoppiato con Matej Slovacek. Scambio d'aria, Motta isolato nell'angolo più lontano, riesce a conquistare lui la rimessa e poi trova l'assist. Ecco il gol che ci serviva, lo firma Fabrizio Ugherani, prova ad accentrarsi portandoselo sul sinistro, perde il passo, allora Calderolli, parte opposta per Merlin, controllo di Suola, diagonale, e l'ultimo tocco che dovrebbe essere di Merlin. Aver incassato in un minuto e mezzo due gol, e trova il nuovo vantaggio ancora una volta. Situazione studiata benissimo a Merlim, bravo Zaruba a non concedergli tiro con il piede preferito, ovvero il destro. Motta bravissimo dall'altra parte. Isgro, super giocata, e 3-3 Italia. Ha messo a la sua squadra di rimanere ampiamente in partita. Tocco dentro, e la palla che passa sulla giocata da Urlo, la rovesciata da parte di Calderon. Seidler prova Zaruba a girarsi, poi tentativo di imbucata, azione splendida della Repubblica Ceca che trova il gol del 4-4 con il tocco sotto misura di Vnuk. Gabriel Motta, Kainan, sempre tocchino orizzontale, Merlin fuori, Gabriel Motta, Kainan, ancora Motta, Merlin, tocco sotto, tutto bellissimo fino all'ultimo momento. Non ci credo, non ci credo, hanno preso il coniglio dal cilindro allontanandolo alla Repubblica Ceca. Non provare a pareggiarla subito, Merlin avanza e calcia, ribattuto Motta, trova l'incrocio dei pali con una saetta che vale il 5-5, esplode di... suggerimenti in avanti, va la uscita decida su Kainan, poi l'Italia che la recupera, andiamo in 3 contro 1.